Miglior giocatore del Chievo-Verona della stagione 2012-2013, il centrocampista gialloblu Luca Rigoni, che contro il Livorno ha realizzato la sua seconda rete stagionale, è stato premiato questa mattina al Teatro Comunale di Vicenza durante la 13ª edizione del Galà del Calcio Triveneto. La nomination è arrivata dai giornalisti dell'USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana, che insieme all'AIC organizza la manifestazione. Gli ospiti dell'evento sono stati Ario Gervasotti, direttore del giornale di Vicenza, Simone Perrotta, vicepresidente del settore giovanile scolastico, Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, e Sergio Campana, presidente onorario dell'AIC. Sto facendo da parecchi anni molto bene. Ho giocato contro l'anno scorso, mi ha fatto un'ottima impressione. Poi quest'anno sta confermando, è sempre difficile confermarsi, lo sta facendo a grandissimi livelli. È il capitano, è il simbolo del Chievo, che tutti state giustamente elogiando, Vicenza e Verona, ma credo che il Chievo sia altrettanto una società con delle persone molto competenti, una società che negli ultimi 10-11 anni ha fatto solo un campionato di Serie B, poi restante sempre in Serie A, una società che sta scegliere i giocatori giusti, le persone giuste, gli allenatori giusti, quindi è una società che dà esempio per tanti anni. E Luca è un esempio dell'essere del Chievo, ecco, una persona per bene, umile, che mette in campo tutto quello che ha, quindi va dato merito al grandissimo campionato che sta facendo. Voglio ringraziare Perrotta per i complimenti che mi ha fatto, sono orgoglioso di aver ricevuto questo premio. Questo voglio condividerlo con la mia famiglia, che mi è sempre stato vicino in questi anni, e sono veramente contento di ricevere questo premio. Sì, siamo partiti un po' male, perché se abbiamo una rosa di qualità, abbiamo dimostrato gli ultimi anni di essere una squadra di metà classifica, medio alta, e di conseguenza adesso i valori della nostra squadra stanno venendo fuori. Ho avuto un cambio di allenatore, che magari adesso non so, il nuovo allenatore Corini ci ha messo entusiasmo, e metà squadra la conosceva già e ci ha dato un'impronta ben precisa. E adesso, dopo una vittoria al derby, per me anche vicentino, andare al derby contro Verona, vincere all'ultimo minuto così, e ci ha portato un entusiasmo incredibile, e di conseguenza adesso, infatti, si è visto ieri con che determinazione giochiamo adesso, dobbiamo continuare così.